Marchesa, con orgoglio e dignità amministrerò i miei beni in terra di La Terza. La Terza, in onore del grande di Spagna, ha preparato grandiosi fuochi e lunghi festeggiamenti. Prego. Si è svolta La Terza, la quarta edizione del corteo storico da Zia Sposi a Palazzo. È una rievocazione storica che ha visto la partecipazione di numerose associazioni e oltre 300 figuranti. Il tutto sotto la direzione artistica e organizzativa della Proloco di La Terza. Insomma, ieri un piccolo paesello a soli 7 km da noi si è trasformato in un paese storico seicentesco, con costumi maestosi, musica, storia, arte, danza di corte e artisti di strada. Il lungo corteo è partito alle 19.30 dalla Cittadella della Cultura e si è svolto lungo tutta via Roma, per l'arrivo dei marchesi Giuseppe Razzia e Isabella Aldano, fino alla chiesa di Santa Filomena, dove i marchesi hanno salutato tutta la popolazione e hanno assistito alle esibizioni di sbandieratori, arte equestre, danze storiche. Il corteo è proseguito fino alla chiesa dell'Assunta, dove i marchesi hanno ricevuto la benedizione. Insomma, un grande evento che ha riportato gli spettatori in un mondo quasi magico, dove i protagonisti erano dame di corte, cavalieri, principi e duchi. Ci troviamo alla Cittadella della Cultura, tra pochi minuti parte la quarta edizione del corteo storico e della rievocazione storica da Zia Sposi a Palazzo. Un corteo che ricorda l'arrivo dei marchesi da Zia nel 1610 alla Terza, subito dopo le loro nozze, e i festeggiamenti che tutta la cittadinanza e il sindaco organizzarono in onore appunto dell'arrivo dei marchesi. Ci saranno gruppi provenienti da Oria, Massafra, Conversano, Altamura, Bari, Barletta ed ovviamente oltre 200 figuranti laertini che animeranno le varie location e la festa che si svolgerà poi nel centro storico. Si concluderà con un banchetto davanti al castello e si finirà davanti alla chiesa di San Lorenzo con i fuochi pirotecnici. Una novità importante di questa edizione è la presenza di stand enogastronomici all'interno del centro storico, curati dallo chef Gianni Viceconte, che completeranno la due giorni che rievoca appunto questo momento aureo per la città di La Terza, famosa nel Seicento soprattutto per la produzione di maioliche laertine e famosa anche per l'apparizione della Madonna Mater Domi, ed ecco perché questo secolo per noi è molto importante e lo vogliamo rievocare. I partecipanti di questa edizione complessivi sono oltre 300 e vorrei ovviamente ringraziarli tutti, ma sono tante le collaborazioni che hanno contribuito a fare questa splendida festa, dalla sartoria inglese di Ginosa che ha completato l'abito del marchese con la realizzazione del mantello, la scuola alberghiera di Castellaneta il Perrone che ci curerà il banchetto seicentesco, il flacco di Castellaneta, la sezione moda che ci ha completato alcuni abiti, in quest'anno in particolare ci ha realizzato l'abito del sacerdote che è stato tratto dai dipinti della cantina spagnola. E poi ovviamente vorrei ringraziare tutti gli ospiti, l'amministrazione comunale per il suo supporto e tutti i partecipanti. Ringrazio inoltre Just TV per la sua presenza e per la promozione del nostro territorio. Infatti in ogni iniziativa che la Proloco fa, ma non solo la Proloco, tutte le associazioni alla Terza, è presente con noi. Grazie Just TV. Just TV, la migliore sei tu! Just TV, la migliore sei tu!